Buona giornata in questo lunedì della Settimana Santa. Vorrei raccogliere con voi due parole che mi hanno raggiunto nella giornata di ieri e penso possano aprire il cammino di quella di oggi. La prima parola viene dalla lettera agli Ebrei che ci dice: corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù. Tenere fisso lo sguardo su Gesù. Mi ha fatto venire in mente di un altro sguardo che incontreremo fra qualche giorno. Il protagonista sarà lo sguardo di Gesù, questa volta su Pietro, e non sarà un caso. In quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola del Signore: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Vorrei non perdere una seconda parola, questa volta del Papa. Al di là del gioco di parole, ci consegna la chiave per comprendere questa settimana e anche la vita. Dice il Papa: il dramma che stiamo attraversando ci spinge a prendere sul serio quello che è serio e a non perdere in cose di poco conto, a riscoprire che la vita non serve se non si serve. Grazie a tutti coloro che hanno mandato il loro messaggio, a tutti gli altri, mi permetto di dire: preparatelo con il cuore e buona giornata.